Buonasera e benvenuti. Dunque, sono Sisto Vecchio del Centro Milanese di Psicanalisi e questa sera è il primo del decimo ciclo di incontri che il Centro Milanese organizza insieme alla Casa della Cultura che qui ci ospita. Scusate. Questa serata, questo incontro, per più motivi ha assunto per me. Scusate, perciò non ci vedevo, ho sbagliato gli occhiali. Succede. Per più motivi, dicevo, ha assunto per me e per noi un significato del tutto particolare. Questi cicli di incontri sono stati pensati, infatti, nel modo con cui sono stati realizzati da un caro amico e collega che ci ha lasciato da poco, Beppe Pellizzari. È un lascito prezioso che speriamo di portare avanti nello spirito con cui lo ha saputo pensare. Sono incontri che guardano alla città nella sua dimensione culturale. Freud parlava di Kulturarbeit, di un lavoro della cultura, come lavoro necessario, strutturante della personalità dell'uomo. Ora, per cultura noi qui intendiamo le forme, i modi, come direbbe Sini, le pratiche con cui una collettività risponde alle domande della vita. Frontiere della psicanalisi sono pensate come luogo di incontro, di dialogo, non solo tra un dentro e un fuori, per esempio tra discipline diverse, ma già dentro, nel mondo interno, come spazio-tempo di un laboratorio centrale in cui prende forma la nostra capacità di pensare e di pensarci soggetti della nostra società. Gli incontri, i dialoghi con gli altri saperi hanno questo intento, di promuovere la capacità di pensare il mondo in cui viviamo, un mondo complesso, difficile, attraversato da molte contraddizioni e sofferenze e che tanto spesso ci appare, come dice il poeta, uscito dai cardini. Ma forse oggi il concetto di cardine ha perso consistenza. Il tema di quest'anno, come sapete, è utopie, distopie. Per introdurre la serata, che ha come interlocutori Carlo Sini, filosofo, e Stefano Bolognini, psicoanalista, prendo a prestito quanto Beppe ha scritto in vista dell'organizzazione di questi incontri nell'agosto scorso. Scrive Beppe: un aspetto per me impressionante del nostro tempo consiste nella morte dell'utopia. Una volta, nonostante le disgrazie, o forse in virtù anche di esse, si poteva immaginare un futuro finalmente di pace, mai più guerra, di giustizia, di prosperità. Le religioni e le ideologie vivevano di questa prospettiva, dal cristianesimo al marxismo. Utopia, letteralmente nessun luogo, è lo spazio vuoto della speranza come motore della storia. Vale la pena lottare, soffrire, perché si possa realizzare un mondo migliore, già in qualche modo preannunciato nell'impegno individuale e sociale. Gli obiettivi possono essere diversi: la società senza classi, il sionismo, la democrazia liberale, il socialismo cattolico, ma accomunati da uno slancio ideale, utopico, capace di dare senso alla vita. Oggi, al contrario, prevale un cinismo diffuso. La globalizzazione, invece che favorire lo scambio e la conoscenza reciproca, ha prodotto la rinuncia di chiusure, di irrigidimenti identitari, di incomprensioni e di ostilità. L'utopia della società delle nazioni e organismi come l'ONU e tutti i tentativi di un governo che si assume la responsabilità del mondo, l'Europa stessa, appaiono sempre meno credibili a fronte di egoismi sbandierati come valori. Sembra che nessuno creda più nelle folle idealistiche basate sulla solidarietà. L'accoglienza, la creatività, il riscaldamento globale ha fatto nascere un movimento di giovanissimi, ma lascia indifferenti governi ed economia, nonostante vi siano chiari segnali che dovrebbero spaventarci. Per la prima volta nella storia dell'umanità si rischia la fine non per la minaccia atomica, ma per un ambiente che rischia di non poter più accoglierci e nutrirci.
L'universo medesimo non ci viene più descritto dalla fisica come una macchina meravigliosa ed eterna, ma pure lui in un'espansione incontrollata e catastrofica, che lascia poche speranze in un suo futuro armonico. L'immaginario del futuro sembra produrre solo distopie, anche nella letteratura e nella fiction. In questo contesto occorre cercare e promuovere quelle realtà, e ci sono per fortuna, che non sono inferno. Ritrovare il senso dell'utopia è uno spazio libero, un porto aperto da riempire di creatività e di vita. La psicanalisi ha un grande contributo da offrire in tal senso. Da scienza decostruttiva che smonta le costruzioni ideali, mostrandone la radice inconscia, può diventare scienza utopica che apre spazi di creatività occlusi dal nazionalismo dell'io. Era questo Beppe. Grazie. Allora, stasera, come vi ho accennato, abbiamo qui due interlocutori di grande spessore, di grande fama. Per primo parlerà Carlo Sini, che voi già conoscete perché avete incontrato molte volte. Carlo Sini, vabbè, è professore di filosofia teoretica, membro dell'Accademia dei Lincei e tante altre cose. Ma ha scritto moltissimi, tanti libri, forse, però non abbastanza ancora. Ricordo soltanto alcuni, no, perché ha tante cose da dire, quindi è meglio che scriva. Tra alcuni, ve ne voglio indicare soltanto alcuni: Transito Verità, Il Foglio Mondo, Figure dell'Enciclopedia Filosofica, che sono tutte contenute in opere, no? Che so, per adesso sono 6 volumi, però penso che continuino. Bene, allora do la parola a Carlo, grazie. Grazie a te, grazie a tutti. Abbiate pazienza, sono molto raffreddato, però non vengo dalla Cina e non sono mai stato in Cina, a dire la verità, purtroppo. Ma l'utopia. Non c'è vita senza utopia in realtà, no? Perché la topia, insomma, il luogo dove sei non ti basta mai e non è mai sufficiente alle tue esigenze. Il problema è che tipo di utopia noi frequentiamo oggi, soprattutto credo dando uno sguardo di particolare interesse verso i giovani, perché sono loro ovviamente che costituiscono un serio problema per il rapporto tra utopia e non utopia. Ed è facile dire che i giovani sono cinici oppure che sono opportunisti oppure che sono svogliati, sdraiati, come che dicevo. Ma la verità è che non hanno nessuna colpa, a mio avviso, di questa situazione, perché la situazione è che nessuno sa cosa farsi di loro, questa è la triste verità, no? Nessuno sa cosa farsi, meno stanno intorno, meglio è, no? E se stanno intorno vanno subito sistemati, no? Come succede nelle scuole, nelle università, eccetera, eccetera, subito impacchettati in modo che non creino problemi. D'altra parte, che problemi volete che creino? Se ragionate sulla fine che abbiamo vissuto in Italia, in fondo in tutto l'Occidente, la fine degli ideali del 68, che sono precipitati nel nulla, che hanno portato sia dei vantaggi sia degli svantaggi, ma sostanzialmente hanno messo in luce in maniera brutale, diciamo così, l'inutilità. L'inutilità. Adesso abbiamo l'ultimo fenomeno, quello appunto delle sardine. Credo di aver colto da qualche articolo di giornale già qualche scricchiolio, no? Ma è ovvio, no? È ovvio, cioè questa società non ha niente da offrire in termini di prospettiva, cioè cosa può scegliere oggi un giovane? Sempre facendo, ben inteso, una differenza forte tra noi qui in Occidente e quelli che stanno altrove e che magari sperano di venire in Occidente, in minima parte, in misura molto minore di quello che ci fanno credere che sia, riescono a mettere un piede qui perché da loro proprio è la morte. Da loro abbiamo creato un'economia planetaria così perfetta che là dove c'era povertà ma non miseria, là dove c'era povertà ma c'era dignità,
e dove c'era tradizione, dove c'era cultura, dove c'era storia, abbiamo devastato tutto con la cultura dell'internazionalismo e della borsa mondiale, eccetera. E quindi questi stanno molto peggio dei nostri giovani. Si illudono anche loro, quando poi arrivano qui, molto spesso scoprono una realtà che guardavano in televisione e che non corrisponde alla realtà. Ma i nostri giovani, per venire a noi, una volta, quando io ero un ragazzo, insomma, 70 anni fa, una volta c'erano per esempio le professioni. Uno diceva: voglio fare l'avvocato, voglio fare il medico, voglio fare l'ingegnere. Ci sono ancora le professioni? È ancora sensato che un giovane si proponga? Non lo so, in larga misura mi pare che questo mondo è abbastanza scomparso. Perché è un mondo che, una delle due, o si orienta verso una forte componente tecnologica, allora un tipo di ingegnere, eccetera, di informatico, o si orienta verso una forte componente economica. Ma le professioni non erano questo. Le professioni erano un'etica. Le professioni erano una scelta di vita, appunto utopica, ma nel senso migliore della parola, per la costruzione del meglio. Ma come è venuto meno tutto questo? Io faccio un esempio abbastanza, come dire, buffo. Se andate in internet, ma non solo, io ho un libretto a casa per questo che vi sto dicendo, le divise dei postini dell'Ottocento. Divisa di un postino del Regno di Napoli 1830, tutto con gli alamari. Oppure impiegato di terza classe dell'impero di russo 1842. C'era la divisa, perché c'era un impegno etico, perché era una cosa etica portare la posta, perché era una cosa etica fare i conti. E perché c'era un impegno etico, c'era un patto sociale, c'era un patto, diciamo così, morale, molto prima che economico. O quantomeno c'era anche un limite di ipocrisia, poi è possibile, di moralismo astratto, però era sentita la cosa, no? Ma per una cosa molto semplice, che c'era una comunità di riferimento. Io ero il postino napoletano, non lombardo, non veneziano, che avevano altre divise. Se tu hai una comunità di riferimento, allora sei l'ingegnere di quella comunità, sei il dottore di quella, sei l'avvocato di quella. Cioè hai stabilito un patto con un'autorità condivisa, sin dove è condivisa, e con una istituzione vivente. Adesso cosa diciamo noi ai nostri giovani? Cosa ho detto io con grande, come dire, dispiacere ad alcuni dei miei studenti più brillanti? Guardi, si dia un occhio intorno perché qua sa. Questa è la frase comune. In certi casi mi sarebbe dispiaciuto non averlo detto, no? Perché già sapevo che nessuno si aspettava niente da lui, che qui non c'era niente, che uno o due li avevo già messi a posto, per dire così, basta ragazzi. Però tutti, fa molto comodo che ci siano centinaia di iscritti, migliaia di iscritti, indirizzati verso dove? Ah beh, ma si prende una borsa di studio in Olanda, un'altra una borsa di studio... ovviamente tutto questo è anche uno smembramento, uno spappolamento. Non ci sono più maestri, si dice, ovvio, non ci sono più correnti. Se devi andare 6 mesi in Olanda, 5 mesi a Oxford, che filosofia studi? Che letteratura studi? Non esiste una cultura internazionale punto e a capo, esiste una tecnologia internazionale, ed è benissimo che ci sia. Esiste un'economia internazionale. Ma non esiste una letteratura internazionale, non esiste, cose che mi hanno raccontato i miei allievi, la Libera Università di Berlino, la famosa grande università di Fichte, di Hegel, ci sono i professori americani che fanno lezioni su Kant in inglese. Ma sei scemo? Ecco, allora tutto questo, capite, crea un tale smembramento, un tale disorientamento che... È chiaro che i giovani non hanno più niente da investire, non... ci sono laureati anche bravi,
che lavorano nei call center. Ma voi vi rendete conto cosa vuol dire per una persona che ha fatto una tesi di laurea, che ha preso un sacco di 30 lode, perché poi noi siamo molto generosi, ma insomma li ha presi, e che passa la sua vita a seccare il prossimo, che spesso lo tratta giustamente in maniera brusca, diciamo così, no? Cosa volete da questi giovani? Che cosa si può chiedere a questi giovani? Ai quali appunto gli va bene se sono di famiglia ricca, siamo sempre lì. Siamo tornati lì, eravamo così fieri della scuola pubblica, eh? La scuola per tutti, esattamente, no? La media unificata. Io ero uno dei professorini della scuola media unificata, molto combattivo. Professori anziani mi dicevano sarà una catastrofe. Beh, avevano delle buone ragioni, purtroppo, alla lungo, no? È completamente fallito quella cosa. Non sappiamo, non abbiamo un'idea di come formare, non abbiamo un'idea di che cosa insegnare, se non, come dire, l'acquiescenza a modelli internazionali che sono i più stupidi, i più banali, più americani, consentitemi, tra virgolette, dove in America ci sono anche cose serissime, eh? Non solo queste sciocchezze che purtroppo sono le più diffuse nel mondo. Allora, il discorso è molto serio perché possiamo andare avanti a lamentarci all'infinito, ma non è questo ovviamente che serve. Il problema è la comunità. Di questo io sono molto convinto. Non ci può essere un impegno lavorativo eticamente fondato dove tu sei ti senti responsabile verso qualcosa, se questo qualcosa non è in qualche modo una comunità. Non a caso questo problema delle professioni non c'era nel 600, no? Nel 700, era tutto diverso. È cominciato a nascere con lo Stato nazionale. Quando si sono costituiti tra il 700 e l'800, l'800 romantico, diciamo, gli Stati nazionali, il Regno d'Italia, il Regno di Francia, la Repubblica olandese e così via. Allora tu lì hai una comunità che è anche una comunità linguistica, che è anche una comunità storica, che è anche una comunità che ha tutte le sue tradizioni, ha le sue ingiustizie interne, ma ça va sans dire, ha le sue ipocrisie, ha le sue violenze, però all'interno di una comunità entro la quale tu puoi fare il mazzini. Puoi dire no, ma questo non mi sta bene, l'Italia non deve essere così, l'Italia deve diventare una repubblica. No, sono morti, ragazzi, eh. Quanti ragazzi sono morti per seguire l'ideale mazziniano, no? Adesso non è inimmaginabile. Per ottenere che cosa? Abbiamo una comunità vagamente democratica, che in tutto il mondo è più o meno imposta. Questo è già un aspetto sul quale sarebbe interessante riflettere, perché la Dichiarazione dei diritti dell'uomo del 1946, eccetera, 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 praticamente dice che là dove non c'è democrazia, pensate a quelli che noi accogliamo, no? Non li puoi rifiutare se là non c'è un governo democratico. Questo posso capire, c'è una dittatura tremenda, è ovvio, meglio che stiano qui. Ma cosa vuol dire se non c'è un governo? Quale governo democratico? Quello americano? Quello inglese? Il nostro? La democrazia è in una crisi spaventosa. Possiamo essere tutti d'accordo se lo siamo, io sono sicuramente di questo avviso, che meglio la democrazia che qualunque altro governo di violenze o di autoritarismi, certo meglio, non questa però. Così no. Una democrazia che si fonda semplicemente sulla propaganda come se tu dovessi vendere dei prodotti, no, questa non è più una democrazia. Allora anche questo svuotamento politico del quale siamo purtroppo consapevoli e presenti, dice chiaramente un giovane che cosa fa? Dice non mi piace questa democrazia, invece cosa fa? Fa la sardina, certo, poveretti. Poi si pone il problema. E il vero problema, adesso la smetto subito, che abbiamo da sentire cose più interessanti, e il vero problema, io continuo a dire, il vero problema è che venuta meno la comunità nazionale, e badate, per questo c'è tanta, come dire, aria di ritorno pericolosa, molto pericolosa, terribilmente pericolosa, ma per forza, perché non c'è niente, e allora
torniamo a casa propria, per così dire, come se ci fossero poi le case proprie, come se l'italiano fosse un soggetto biologico o spirituale unico, figuriamoci, da noi è successo di tutto, ma dappertutto è successo di tutto. Però c'è la nostalgia di dire, beh, ricostituiamo una sensatezza, no? Una sensatezza che è reattiva, che è puramente rivolta con lo sguardo all'indietro, che sogna, passati che non sono mai esistiti, che sono stati casomai lacrime e sangue, ma perché reagisce al nulla di comunità, che è la comunità internazionale. La comunità internazionale, ha già detto molto bene il nostro presidente, la comunità internazionale è l'ONU, l'ONU è inefficiente, lo sappiamo tutti. È inefficiente per il principio kantiano fondamentale che se tu vuoi imporre una legge a una moltitudine di persone, dietro devi avere un reggimento dei fucilieri, diceva lui, no? Cioè, dov'è il potere che impone? Il potere che l'ONU ha è pagato con le nazioni di cui che vengono raccolte dall'ONU, ma in particolare peso dagli Stati Uniti d'America. Già questo uno capisce che non può andare bene così, no? Che non c'è né un'autonomia, né una forza, né una... e difatti l'ONU fa quello che può, poveretto, ma non è niente, non è la società delle nazioni che immaginava Kant, appunto. Allora, in una situazione internazionale, dove è diventato sempre più difficile, per non dire impossibile, frenare gli interessi dei gruppi internazionali, che ne fanno di tutti i colori, lo sappiamo in maniera chiara, e che hanno una sola etica, che è ridicola, no? È lì veramente paternalistica. Facciamo squadra. Avete presente i nostri dirigenti, no? Di azienda, la cultura aziendale, che è una cretinata totale, cioè vuol dire persone che non hanno cultura, ma semplicemente sono state allevate a fare un lavorino dentro un settore che è già stato deciso altrove, no? Quindi cultura aziendale, certo che c'è qualcosa nella cultura aziendale, ma appunto come io ricordo benissimo cosa dicevano tanti anni fa i nostri grandi confindustriali. Dicevano a noi professori di filosofia, venite a farci lezioni di filosofia, perché quello che devono imparare dentro l'industria, perché era, come dire, riguarda il lavoro dell'industria, glielo insegniamo noi. Il problema è che non abbiano una visione ampia, libera, duttile delle cose, e questa è stranissima sta faccenda, ma gliela dà Omero, Orazio, Dante Alighieri, eccetera, eccetera, Hegel. E così lo capivano ancora, ma sto parlando di 50 anni fa, 60 anni fa. Adesso ormai non c'è tempo per queste cose. La cultura aziendale è una bufala. La cosa peggiore è facciamo squadra. Facciamo squadra vuol dire intendere l'economia come una sorta di guerra commerciale, di guerra sportiva, dove però ci sono anche morti e feriti, e dove il fare squadra significa stare zitti di fronte al fatto che l'internazionale per la quale lavoro genera milioni e milioni di morti, di disperati, di fuggitivi, eccetera, eccetera. Allora, in questa visione globale, se è vero che i progetti, l'utopia, nel senso che io dedico la mia vita a, perché non c'è niente di più importante del fatto che uno dica quella cosa è più importante della mia vita, e quindi io dedico a quella cosa la mia vita, questo è un giovane, no? Ma se non lo può dire questo, perché non ha sbocchi, non ha realtà, appunto, vedete con quanto entusiasmo vanno le sardine, ma non c'è niente. Quindi per una volta, che si va gratis, che non si va per scopi propagandistici, per mettersi in mostra, come saranno la maggior parte di loro, immagino io, perché non riesce a coinvolgere tanta gente così se non c'è qualche cosa di entusiasmante alla base. Ecco, se però tutto questo non ha un braccio pratico, un luogo di operatività, una risposta adeguata, o anche solo immaginabile, perché certo dobbiamo costruire una comunità globale, una democrazia, vogliamo dire così, ma meraviglioso, una democrazia universale, un uomo universale che però non dimentica le sue origini e non viene, come dire, coartato rispetto alle sue origini, ma che è un'integrazione, un arricchimento molteplice. Se questo può essere ancora un'utopia, una grande utopia, chi la realizza? Professori? Chi la realizza?
e soprattutto come la realizzi. Come? Perché i mezzi di, come dire, sviamento, inquinamento, distruzione. Diceva un mio amico, di un altro nostro amico che era diventato molto famoso, e diceva, poveretto, adesso lui non sa in quale mondo si ritroverà. Cioè avrà perso completamente la libertà di essere se stesso e succederà quello che io ho visto tante volte succedere, che le persone si presentano in pubblico, convegno, quello che è, anche spettacoli di evasione, intelligenti, non dicono più quello che pensano, non dicono più, non creano più qualche cosa, perché sono tenuti al loro personaggio. Devono fare eternamente il loro personaggio, devono ripetere eternamente quella smorfia per la quale sono pagati molto profumatamente, sono famosi. Molti giovani sono attratti da questa, per esempio, da questa, quanti che usano la musica in questa prospettiva, no? Poi guai a loro se hanno successo, se hanno fortuna. Non è un caso che moltissime di queste persone giovani hanno perso poi la vita per stupefacenti. Perché è davvero intollerabile quando ti accorgi che quello che tu facevi con entusiasmo, con una utopia, era semplicemente una schiavitù, era semplicemente uno sfruttamento, una traduzione in cui tu eri una macchina di soldi, sostanzialmente, no? E questo è un pericolo grosso che noi abbiamo con i nostri giovani, è un pericolo grosso. Ma voi guardate i programmi scolastici, guardate i programmi della televisione, guardate i nostri giornali, dove non esistono più pagine culturali degne di questo nome, se non molto eccezionalmente, dove tutte le stupidaggini più banali sono all'ordine del giorno. Allora io non mi stupisco che i giovani si siedano e che dicano una cosa molto semplice, vediamo di tirare domani, insomma, no? Perché devo impegnarmi? Perché cosa? Nessuno vuole che io lo faccia, non ci sono gli strumenti per farlo, e là dove vengono dichiarati molto spesso, purtroppo, non sempre, ma molto spesso sono ingannevoli. Quindi non mi meraviglio di questa caduta della utopia, credo che dobbiamo preoccuparcene tutti. Io ricordo spesso sempre un detto che mi ha colpito tanti anni fa, che diceva semplicemente: una vita ben riuscita è quella che realizza nella vecchiaia il sogno della giovinezza. Eh già, ma se non ci sono più sogni, che terribile vecchiaia, ragazzi. Grazie. Ringrazio Carlo Sini di questa, come al solito, esposizione sua ricca. E sottilmente, no, ci fa vedere, ci mostra le ferite, le croste, insomma, no? Però quanta speranza c'è sotto il suo discorso. Ecco, io credo che dobbiamo cogliere, no, questa speranza, no? Cioè, e farla nostra. Bene, adesso do la parola al nostro Stefano Bolognini, psicoanalista, presidente, già presidente della Società Italiana di Psicanalisi e presidente della Società Internazionale di Psicanalisi. Quindi ci porta uno sguardo panoramico. Ricordo soltanto alcuni suoi scritti, tra i molti suoi scritti, ma primo tra tutti L'empatia psicanalitica, no, mi sembra che quello è un classico. Poi abbiamo Passaggi segreti, poi c'è un titolo che è tutto una sottile, Lo Zen è l'arte di non sapere cosa dire, mi pare che questo dovrebbe essere divulgato. E poi abbiamo l'ultimo suo lavoro, che è Flussi vitali tra sé e non sé. Bene, allora do la parola a Stefano Bolognini. Buonasera.
Allora, premesso che sentire uno spirito libero come il professor Sini fa bene, perché si possono cogliere nelle cose che ha detto moltissimi spunti, ma anche una sensazione di non conformismo, che è diventata rara dal mio punto di vista. Si può essere d'accordo o no nel valutare anche in termini quantitativi le atmosfere, i colori che lui ci ha proposto. Io sono abbastanza d'accordo, ma al di là di questo mi piace ritrovare nelle sue parole una posizione personale, libera, caratterizzata, non conformistica, appunto. Ora, quello che vi dirò io non è quello che dice la psicoanalisi, è quello che dice uno psicoanalista che vede le cose a modo suo, ma io so che i più di 1000 colleghi italiani avrebbero ognuno probabilmente una loro lettura, una loro proposta per comprendere qualcosa del nostro tempo e per dire qualcosa di psicoanalitico. Ancora dico che si potrebbe entrare nel discorso da più porte d'ingresso dopo quello che ha detto il professor Sini. Per esempio, io ho apprezzato molto la sua percezione precisa, che condivido, del problema della perdita di identità. È partito dalla riflessione sulle professioni, che erano un elemento identitario forte. Certo, non potevano essere l'unico elemento identitario di una persona, anche se sappiamo che in molti casi lo erano. Ma la perdita di quella dimensione è stata grave. Io ricordo molto bene, una quindicina d'anni fa, come molti politici, devo dire trasversalmente, si riempissero la bocca dipingendo in modo positivo il fatto che una persona durante la sua vita avrebbe, d'ora in poi, dovuto cambiare più e più volte non solo il posto di lavoro, non solo la città, ma proprio anche le sue funzioni, il suo lavoro, la sua identità. Io credo, e qui permettetemi una lettura analitica molto grossolana, però ve la propongo, io credo che una parte del rimbalzo reazionario in tanti paesi del mondo e anche in Europa in questi ultimi anni sia dovuta non solo e non tanto a fattori di tipo economico, ma ad angosce identitarie. Una dozzina di anni fa una collega di Roma, l'Amicati, Loredana Amicati, scrisse un lavoro pubblicato sulla rivista di psicoanalisi che si intitolava «Quanta realtà può essere sopportata?», punto di domanda. Poneva cioè il problema, secondo me fondatissimo, dei limiti della nostra reale capacità di accettare tutto, di adattarci ai cambiamenti, di aprire non tanto o non solo le frontiere dei nostri paesi, ma soprattutto quelle della nostra persona, della nostra mente, ad una diversificazione che ci segue nell'intimità dei linguaggi, con internet, con tutto quello che ci entra dentro, da molteplici fonti altre. E io credo che le capacità digestive dell'essere umano, che pure ci sono, e che fino a un certo punto corrispondono a una fertilizzazione creativa, abbiano dei limiti. In parole povere, che la gente abbia paura di non capire più, di non riconoscersi più, di non riconoscere il suo ambiente circostante. Dico questo perché sento un invito alla inclusività. Guardate bene che è un discorso delicato, prendetelo in senso psicoanalitico, nel senso cioè che non ha un significato morale quello che sto per dirvi.
c'è quasi un obbligo di una inclusività assoluta totale, cioè nulla deve più disturbare, scioccare, far sentire strani, far sentire soli, far sentire fuori contesto, perché è diventato un ulteriore comandamento. Questo non ha a che fare con la vera inclusività, con la vera accoglienza, che presuppongono un rispetto delle potenzialità di accoglienza, di digestione e delle modalità. Per accoglienza non mi riferisco agli stranieri, mi riferisco a tutto ciò che ci bombarda, tutto quello che non è noi, che è non sé, e che ci arriva oggi con una intensità, un'ampiezza e una rapidità che nel passato erano assolutamente sconosciute. Questo è un problema fisiopatologico. Lo si può capire meglio se si pensa veramente al processo digestivo. Cioè, noi non possiamo mangiare tutto, non possiamo né come quantità né come varietà di cose. E di questo non si parla. Questa è una prima suggestione che mi è venuta. Pensando alla descrizione delle identità nel passato, mi sono ritrovato paradossalmente a pensare a un'epoca, sulla scorta della descrizione delle figure professionali con le loro divise, con le loro insegne, si va ancora più indietro del 6 o del 700, c'erano le arti, le professioni, c'erano le corporazioni, ma già a Roma era così. E queste caratterizzazioni davano un senso di identità, di solidità identitaria. Il fatto che oggi si sia perduto è un problema veramente serio che secondo me riverbera anche nella difficoltà di accogliere quello che grossolanamente sembra l'altro da sé, perché ne accogliamo già troppo, non troppi, troppo. È un fatto di quantità di ciò che riusciamo a metabolizzare. Freud scrisse alcuni lavori, oltre ad essersi naturalmente interessato in modo fondamentale della psicologia individuale, scrisse dei lavori che oggi vengono definiti i lavori del Freud psicosociale, cioè cercava di descrivere i processi che avvenivano nelle grandi comunità, e due grandi scritti tuttora interessantissimi sono La psicologia delle masse e analisi dell'io e L'avvenire di una illusione, qui entriamo nel campo dell'utopia. Cioè, Freud analizza in maniera asciutta e con grande lucidità, secondo un suo stile personale che era uno stile disillusorio, gli aspetti di illusione di cui gli esseri umani hanno bisogno, chi più, chi meno. La difficoltà di sopportare realtà tremende come la morte, come le grandi separazioni, gli esili, perfino il senso della vita e delle relazioni tra gli umani, così spesso assurdamente crudeli, fanno sì che le persone cerchino aspetti consolatori o illusori in grandi formulazioni ispirative, che permettono alla persona appunto di dare un senso e di tollerare anche quello che altrimenti avrebbe abbattuto oltre misura l'esperienza del singolo. Freud tirava un po' come persona verso la disillusione. In compenso creò una tecnica di cura in cui un certo livello di illusione, perlomeno per un certo tempo, è fondamentale. La famosa regressione in terapia della persona che ritrova, scusate, bevo perché, ritrova il contatto con il sé infantile, ritrova i legami e i sentimenti verso le figure a cui si era affidato da piccolo, nel bene o nel male, processo che non risparmia nessuno che sia paziente,
che abbia 10 lauree o che sia un artigiano molto modesto, l'effetto illusorio della regressione analitica crea una micro-utopia circoscritta che serve. Serve per riprendere il discorso là dove era stato disturbato, dove si era perso, dove era stato interrotto. La famosa regressione al servizio dell'io, cioè di una possibilità di ritornare ad avanzare su basi più solide, avendo ritrovato il contatto con molto di sé che si era perduto, cosa che oggigiorno è ancora più vera di un tempo. Una volta la gente non pensava a tante cose perché c'erano delle istanze interne che lo impedivano, che dicevano che non si sarebbe dovuto pensare una certa cosa. Oggi è molto più frequente che queste istanze non siano poi il primo fattore di perdita di contatto interna, ma che ci sia una sorta di frammentazione, nebulizzazione, incompleta coesione e così via. Quindi Freud ebbe la forza di creare una sorta di utopia modesta che serviva a ricreare continuità negli esseri umani, ma sul piano collettivo era piuttosto pessimista. In questo senso direi che la psicoanalisi dopo ha cercato di recuperare anche alcune utopie, proprio per esempio in campo religioso. Noi assistiamo oggi a una certa, a un certo recupero del sentimento cosiddetto oceanico, cioè di quel sentimento fusionale, complessivo, per cui una persona, pensando a qualcosa di più grande di sé, si sente al tempo stesso confortato e fertilizzato creativamente. È una piccola parte degli psicoanalisti che ha recuperato questo aspetto, ma è di qualche interesse. In generale, nel nostro lavoro, però, noi quando sentiamo parlare di utopie abbiamo prima di tutto un atteggiamento che si dica abbastanza sospettoso, perché troppo spesso le utopie sono la risposta difensiva, il tentativo, insomma, di creare una grande alternativa a problemi, a bisogni e sofferenze di cui non riusciamo a venire a capo personalmente. Partono allora le cosiddette fantasie utopistiche sostitutive, cioè che hanno la funzione di sostituire una triste, durissima, dolorosa, inaccettabile realtà. Ma ci sono dei casi in cui alcune utopie sembrano funzionare come fantasie anticipatorie. Hanno uno scopo, non dichiarato, ma di fatto, di dare forma a delle intuizioni che possono avere uno sviluppo. Piccola associazione. Io ho sentito più volte fare questi discorsi. Qualcuno che criticava le gare di Formula 1 perché dicevano: pensate quanto costano, quanti soldi vengono buttati via tra tecnici, carburanti, progetti, gare, questo e quell'altro. Allora sempre c'era qualcun altro che diceva: sì, ma a parte la bellezza di questo, di questa attività, di questo sport, c'è un altro aspetto, e cioè che la Formula 1 ha consentito di progettare anticipatamente una serie di dispositivi, di cambiamenti che hanno migliorato le macchine normali. Tante delle migliorie delle automobili di oggi derivano proprio dagli studi avanzatissimi, dagli esperimenti della Formula 1. Ecco, le utopie di tipo anticipatorio sembrano funzionare così. C'è qualcuno che ha una grande pensata che lì per lì sembra assolutamente inaccettabile, e da cosa nasce cosa, e da quella in particolare nasce una realtà in evoluzione che porterà grandi sviluppi, spesso anche buoni, mica sempre. Se pensiamo alle vicissitudini della potenza atomica, abbiamo chiaro come ci possano essere esiti dei più diversi. Ma anche in senso antropologico, se noi pensiamo
all'enorme progresso della civiltà grazie proprio alle migrazioni, agli apporti da parte di popoli che trasferivano, pensiamo, non so, gli arabi e la matematica in Spagna e poi da lì in Europa. Possiamo pensare tante cose, insomma, la storia offre esempi infiniti di trasferimenti di conoscenze e di elementi che hanno portato a migliorare le condizioni di vita degli esseri umani. Non voglio rubare altro tempo, dico solo che le utopie vanno valutate. Ce ne sono alcune che sono francamente difensive e basta, non ci portano da nessuna parte. Altre possono avere il germe di un'intuizione che apre prospettive. La psicoanalisi è una cultura prevalentemente individuale, ma anche gruppale negli ultimi decenni. Dubito che possa fornire in modo diretto degli strumenti alla nostra società per poter pensare in senso più ampio alle proprie dinamiche interne. Credo che appunto in questo senso, in questa direzione, la filosofia abbia una capacità di articolare il discorso maggiore. Però qualcosa lo offre anche la psicoanalisi, nel senso che se pensiamo a tutte le modalità con cui si rinuncia a pensare con la propria testa, per identificazione, per massificazione, per conformismo, con cui non si esaminano i singoli problemi con uno spirito abbastanza libero e critico. A me sembra che gli analisti potrebbero delle volte suggerire una posizione terza di fronte a tante problematiche, in modo da dare un respiro maggiore alle controversie sociali e perfino politiche. Per esempio, io credo che un'analisi più riflessiva e capillare sulle angosce identitarie, appunto di cui parlavo prima, potrebbe funzionare meglio di un semplice appello umanitario, per esempio all'accoglienza. Cioè l'accoglienza, secondo me, potrebbe essere favorita da un comprendere meglio cosa si oppone all'accoglienza. E dirò di più, che nella lotta politica prendersela tanto con le forze che sono contro l'accoglienza in senso morale, cioè prendersela in senso morale, non aiuta granché, radicalizza le opposizioni. È come se un medico, di fronte a un paziente con una febbre molto forte, dicesse: la febbre è male, la febbre è una cosa cattiva. Sarebbe meglio anche cercare di capire che cosa genera quella febbre, capire che tipo di batteri, di virus, in parte lo si fa, naturalmente, i narcisismi locali, la paura dell'altro, le paranoie di vario genere, ma se riuscissimo a esaminare ancora meglio tutte le varie condizioni angosciose che spingono tante persone a prendere partito di qua o di là in maniera così radicale, forse si capirebbe un po' meglio da dove può nascere la febbre. Beh, grazie Stefano. E io aprirei a voi, darei a voi la parola, no? Così intervenite. Nel frattempo in cui voi vi preparate, fate la domanda, perché c'è sempre un tempo di mezzo, no? Su cui deve lavorare. Signorella, va bene. Allora, a lei la parola. Ha detto professore, mi ha ricordato un libro, un romanzo che ho letto in gioventù, Homo Faber di Max Frisch, cioè quegli scrittori svizzeri che hanno esaminato abbastanza bene questo tipo di umanità monodimensionale, quindi è un problema un pochettino vecchio, cioè c'è sempre stato questo tipo di problema. Bene.
Allora. Nel frattempo facevo qualche considerazione, una breve considerazione e poi delle domande. Ecco, a me sembra che i termini siano questi, no? Cioè i termini, almeno così si è configurato nella mia mente. La Freud parlava di due insomma, in qualche modo, che presiedono al pensiero freudiano. E lui li chiamava Ananke e Logos. Ananke è la necessità, vista sotto tante forme. No, la necessità, no? Sotto tante forme. Se fosse la necessità proprio di essere uomini, in qualche modo con i nostri bisogni. E il Logos. E quindi la ragione. Da qui a me sembra, cioè non so se siete d'accordo, a me sembra che si vede, Freud rappresenta una sorta di... Ma sì... partecipa di quel razionalismo un po' pessimista, no? Cioè forse è il pessimismo della ragione. Ma tra, appunto come diceva Stefano, tra l'ananke e il logos c'è tutto uno spazio necessario dell'illusione, della speranza, no? Di quella spinta a trovare realizzazione, no? Cioè del desiderio, delle proprie spinte, ma anche delle necessità vitali, perché poi i desideri non è che sono un'altra cosa rispetto alle necessità vitali, vengono da lì. Allora mi rivolgo a Carlo. Sì. Sì, Carlo, senti, tu ovviamente, appunto, proprio perché forse pratichi, cioè, sicuramente per questo pensiero critico che ti fa vedere le cose, ci fa vedere le cose che li guardi in qualche modo, no? Parti da lì, insomma, non puoi non vederle. E poi cioè, io ho visto sotto questa dimensione qui, io ci ho visto la speranza, no? Sempre, no? Sotto la speranza. Mi chiedo, non pensi che quale risposta è possibile? Adesso non penso, non so come può essere, cioè poi come può essere realizzata. Ma non ha a che fare con pensare tutta questa risposta, la risposta possibile, proprio con la capacità di pensare. Visto che, e poi tu sei, diciamo così, testimone vivente di una passione, no? Cioè della passione che c'è dietro il pensiero. No? Domanda. Vuoi che risponda subito? Sì. Non ho capito cosa ha detto quel signore che ha detto che c'era già il problema dell'identità, questo della... Cosa vuol dire privo di cultura? Se un uomo la cultura ce l'ha, perché se un uomo lavora, se no muore, e quindi condivide tutta una serie di strumenti, di tecniche, di pratiche. Sì, questa è la tesi di Marcuse, ma che aveva delle ragioni, insomma, storicamente precise, cioè non... Sì? Sì, 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 sì. No, ma questo è successo sempre, questo credo di essere d'accordo con lei, questo aspetto per cui l'identificazione del singolo con la comunità ha sempre dei limiti, naturalmente. Qualcheduno si identifica fino a un certo punto, qualcuno invece lavora, diciamo così, fa l'uccel di bosco, come diceva un grande scrittore tedesco, no? Fa l'uccel di bosco, cioè sta nella macchia, no? Ma questo è sempre accaduto. Ma quello che diceva Sisto, io credo che appunto dobbiamo smettere di credere nei grandi movimenti rivoluzionari che cambierebbero, perché oggi mi sembrano difficili. E allora come possiamo effettivamente promuovere quello che io continuo a essere, secondo me, la gioia dell'esistenza?
La gioia dell'esistenza, la felicità dell'esistenza, per come io sono riuscito a capirla. Poi magari altri mi dicono: ma no, guarda che ci sono tante altre gioie, tu hai una visione ristretta. È quando tu fai una cosa perché è più importante di te. Questo, come diceva uno scrittore comico francese, si può applicare anche a casi molto banali. Dice: quando finisce un amore ne comincia un altro. E lui rispondeva: beh, quando un appuntamento diventa più importante dell'altro. Molto semplicemente. Ma questo si può generalizzare, cioè che cosa tu preferisci fare? Io credo che il preferire fare narcisistico, che si richiude dentro di sé, non lo so, qui sono loro che ci devono aiutare, sia distruttivo poi alla fine, cioè, non sia creativo, non è fecondo, se si può dire così. Allora, io credo che il problema di oggi, ma non sono il solo a dirlo, questo mi conforta, è che la vita, soprattutto delle generazioni più giovani, che hanno davanti la vita, come si dice, non è feconda. Non riusciamo a donare loro le condizioni per una vita feconda. Prima ci riuscivamo, ma chi lo sa, delle volte quando si parla al passato sempre si idealizza il passato, questo è vero. Ma lasciamo perdere il passato. Come si fa oggi quando si vedono tanti giovani che non sanno cosa fare della loro giovinezza e che la investono spesso in questioni che sono più che altro narcisistiche, questo sul piano dell'utilizzazione degli strumenti elettronici, lo sanno tutti, lo so persino io che non lo so usare, insomma, questa esibizione di sé, no? E questa imitazione addirittura incredibile, no? Dell'esibizione, questa è una cosa che mi sconvolge quando me la raccontano le mie nipotine, per esempio. Dico: ma è davvero così, no? Ci sono migliaia e migliaia di persone che perdono tempo a vedere come un'altra persona si alza. Ma è una cosa che non so se ridere o piangere, insomma, no? Ma a questo punto, allora, io credo che le grandi risposte sono belle, figurarsi, i filosofi poi ci esagerano pure. Credo che la cosa importante è che, quello che dicevi in fondo tu, hai una passione. Tu nella tua vita sei stato fortunato, hai avuto un maestro, hai avuto un padre, hai avuto una fidanzata, chi lo sa, ti è andata bene, ti sei imbattuto in una cosa che ti ha commosso, no? E quindi sei una persona che, con tutti i suoi limiti, i suoi difetti, ha dedicato la vita a qualcosa che considera di gran lungo più importante di sé, della propria realizzazione, perché è bella, ecco, come direbbe Platone, no? Bella e buona. E quindi merita ogni sforzo. Come sappiamo in tanti artisti, filosofi, intellettuali, uomini politici, non siamo mai stati pagati per le cose vere che abbiamo fatto, no? Ci hanno pagato per le scemenze. Ma per le cose importanti invece è tutto gratis, no? E quando io ho vinto la cattedra all'università dicevo: mi stupisco che mi paghino lo stipendio, perché a me piace così tanto, no? Mi realizzo così bene in questo lavoro, no? E guarda te, mi pagano pure. Ecco, se noi siamo portatori di questo, e non siamo certamente meritevoli di questo, ci è andata bene, noi lo dobbiamo diffondere, questo dobbiamo fare. Dobbiamo tenere fermo, no, là dove siamo, con gli strumenti che abbiamo, non smilitarizzare mai, se si può dire. Questa guerra va combattuta, questa battaglia va fatta. Bisogna avere il coraggio di dire ai giovani: guarda, questa è una scemenza, guarda, questa non è letteratura, guarda, questa non è degno della parola musica. Sarà musica, ma adesso ti dico io cos'è musica, vieni che te lo insegno, che io lo so. E dobbiamo avere il coraggio di dirlo ai giovani, che lo sai, no? Poi ti faranno le smorfie, le pernacchie. Ben vengano, anche così si faceva una volta. C'era una classe, mi ricordo, a Mosca, dove stavano nascendo i geni della musica futura, avevano un ottimo maestro, che io stimo anche, Glazunov. Bravo maestro, un po' tradizionale. Loro gliene facevano di tutti i colori, Prokofiev, eccetera. Però poi, passati gli anni, dicevano: beh, il nostro maestro però era tanto bravo, ci ha insegnato tante cose in fondo. Ecco, allora c'è anche una pugnace
c'è un pugnace contrasto tra le generazioni, ben venga, ma noi dobbiamo tenere fermo in quello che abbiamo imparato, in quello in cui crediamo e a cui abbiamo dedicato la vita. Coraggio, ragazzi, andiamo avanti. Ognuno qui, questa casa della cultura, dovunque uno vive e ha degli altri compagni intorno a sé, perché per ora non si vede di più, almeno io non vedo di più. E siccome non mi manca molto tempo, quel poco che ho, direi che questo è l'aspetto positivo che non ho detto, ecco. Io colgo questo suo consiglio, il coraggio del proprio pensiero, che però il coraggio del proprio pensiero si confronta col pensiero dell'altro, e forse è lì che nasce poi, no? Qualcosa di nuovo davvero. Stefano. Ah, vado per associazioni, perché gli stimoli sono moltissimi. Quest'ultima cosa che hai detto mi fa venire in mente una frase di una psicoanalista argentina di 50-60 anni fa, che con molta semplicità diceva: canta tu canción, si quieres ser alguien en la vida. Canta la tua canzone se vuoi essere qualcuno nella vita. Ognuno la sua, quella che gli è propria, però cantandola, nel senso cioè di esprimerla, di realizzarla, di formularla. Mentre, tornando al tema della passione, del piacere del fare le cose, che rimanda un po' a una famosa frase di Freud, vado per citazioni ma perché mi passano per la mente, e che cosa serve a una persona per essere sana, per essere sufficientemente sana o per capire che è sufficientemente sana? Che sappia fare quattro cose, e cioè saper amare, saper lavorare, saper godere, saper soffrire. Sono quattro cose di amplissima portata che tengono conto della varietà dell'esperienza umana. E nel richiamo che ha fatto il professor Sini è entrata una parola che negli ultimi anni funziona meno che in decenni precedenti, che è la parola padre. Il registro paterno. Un grande analista milanese, Franco Fornari, aveva parlato del codice paterno e del codice materno. Ve li sintetizzo al massimo. Codice materno. Grazie di esistere, detto al figlio. Qualunque cosa tu faccia, non faccia, tu sia, tu ci sei, tanto mi basta. Codice paterno. Ti apprezzo se fai delle cose fatte bene. Se no, no. E te lo dico, qui torno a quello che diceva il professore. L'umanità procede per rimbalzi da una parte all'altra e ci sono state sicuramente epoche in cui il codice paterno, ipermeritocratico, estremamente duro in certe civiltà, aveva occupato quasi tutto il campo. Poi ce ne sono state altre in cui il padre e la nostra, forse la civiltà in cui questo, la società, in cui questo accade al più alto grado, in cui il padre è stato veramente messo da parte e, se mi consentite, sangiuseppizzato, nel senso cioè che la coppia madre-bambino, dove madre significa anche una società che accetta tutto, ha preso il sopravvento troppo, mica che la madre e il suo codice non debbano esserci, ma c'è una fase di rimbalzo, probabilmente a secoli recenti o anche a dittature, a periodi nel quale il codice paterno è giunto alla follia. Ora, l'alternanza di questi due codici, la difficoltà di integrarli o di alternarli appunto in una maniera sensata e funzionale è uno dei grandi problemi della crescita dei giovani e anche del regime mentale delle famiglie.
Io ho scritto in uno dei miei libri che oggigiorno l'unico equivalente paterno veramente rispettato e dotato di prestigio è l'allenatore. Gli altri equivalenti paterni molto raramente. Non lo sono i professori, salvo delle virtuose eccezioni, non lo sono gli amministratori, che anzi sono ovviamente in un gioco molto più duro, lo sono limitatamente perfino tecnici come i medici, che vengono oggi talmente insidiati da doversi rifugiare nella cosiddetta medicina difensiva, per carità, in tanti casi è anche necessaria, però c'è una tendenza, diciamo pure, all'attacco alla figura paterna, ma soprattutto alle funzioni paterne. Si parlava del fatto che i voti a scuola vengono dati indiscriminatamente, salvo alcuni casi, in senso sempre lenitivo, in senso profondamente anche illusorio. Ci sono tante situazioni in cui questo è bene che avvenga. Per esempio, quando si vede che uno studente è di suo molto limitato, ma ci mette dell'impegno. Non così quando si incoraggia in questo modo il disimpegno, che tanto non produce nessun effetto negativo. Lì siamo nell'ambito della carenza del codice paterno, di un codice paterno sano. Ora, il padre non serve essenzialmente per censurare o per castrare, è una potente figura ispirativa. Il professor Sini parlava dei maestri che ha avuto, e anch'io credo di potermi dire felice di aver avuto maestri e maestre, intendiamoci. La figura ispirativa può essere di entrambi i generi, stiamo parlando di un codice funzionale. E in questo senso oggi c'è un grande bisogno di figure ispirative, cioè di persone rispettabili che sappiano trasmettere il senso dell'amore per quello che si fa e il senso del senso di ciò che si fa. Non è semplicissimo, perché il rispetto verso le figure della serie genitoriale a livello sociale è molto decaduto. Per esempio, gli insegnanti non godono più del rispetto di cui godevano una volta. È vero che una volta alcuni ne abusavano, ma è anche vero che molti di noi, appunto, conservano un ricordo formativo, grato, vero, di qualcosa che ci è stato dato, per cui abbiamo dovuto impegnarci, ma che ci è entrato dentro, ci ha costituiti. Ecco, questo è qualcosa che dovrebbe essere curato di più, anche a livello sociale e politico oggi, senza che venga immediatamente demonizzato come se un padre ispirativo e che dà anche dei voti non buoni venga visto come un manganellatore. Perché tra il tutto e il niente, di qua o di là, si decostruiscono delle funzioni fondamentali che sono necessarie. La famiglia è stata scavalcata, completamente disarmata dalla mentalità corrente, per cui nessuno può più vietare niente. È vero, abbiamo esempi di famiglie dittatoriali, di famiglie fanatiche, abbiamo di tutto, però il baricentro collettivo si è spostato nel senso di un esautoramento della famiglia. E i ragazzi hanno perso parecchi baricentri negli ultimi 20-30 anni. Non so, pongo il problema, ecco, nel senso, io non ho più pallida idea di cosa, come si dovrebbe fare, cosa si dovrebbe fare. Registro però, senza ombra di dubbio, una decostruzione eccessiva di queste strutture formative. Prego. Adorno Battista. Perché
ritengo che sia stato un momento apice, perché siete riusciti a coniugare l'autentica intelligenza marxiana, non il marxismo che hanno dato di sé spettacolo religioso, il socialismo religioso, l'autentica scienza marxiana, che è quello che noi troviamo nei manoscritti economici del 44, testo al quale molti, ma pochi vi ritornano procedendo a una ermeneutica. E poi la scuola di Francoforte ha coniugato questa intelligenza marxiana con quella comunitaria. E allora noi abbiamo un Marcuse, abbiamo avuto un Marcuse che prima ha prodotto le nostre civiltà, nel quale Saggio supera il pessimismo di Freud, consistendo questo pessimismo nel ritenere che se la società deve conservare se stessa, deve autocondannarsi a essere infelice. Perché è questo che poi afferma nel disagio della civiltà. Allora Marcuse con il suo eros e civiltà tenta di dimostrare che è possibile un principio di realtà non repressivo, ecco, e quindi apre lo spazio dell'utopia. Non a caso poi lo stesso Marcuse viene fuori con nuova una dimensione negli anni 60, che è una prova della grande intelligenza potenziale. Allora la domanda che faccio al professore Bolognini: le risulta che oggi si tenti da parte di studiosi psicanalisti e da parte di sociologi di orientamento marxiano questa sintesi, questo andare avanti insieme nelle ricerche? Perché? Perché altrimenti c'è il rischio che alcune conquiste dell'intelligenza marxiana, laddove esiste, perché è diventato ormai socialmente molto, bisognerebbe tornare al ceppo autentico, oltre le socialdemocrazie. Le poche conquiste delle socialdemocrazie non fanno altro che dare bagatelle. La psicanalisi rischia non di guarire alla radice, ma di sedare. Ora allora, questo doppio inconveniente, le bagatelle della lotta sociale, quando c'è dietro un'autentica analisi, e la sedazione della tecnica psicoanalitica, potrebbe forse, non lo so, come la pensa lei, essere superata se ci fosse una grande convergenza di queste due intelligenze. C'è cioè l'intelligenza marxista, la posta. Subito facciamo qualche altra domanda, se c'è qualche. Grazie. No, penso che il professor Sini risponderà per tutto l'aspetto filosofico della domanda. Per quanto riguarda gli psicoanalisti, io azzarderei questo, che la psicoanalisi intanto è immaginata dalle persone che non la praticano professionalmente in mille modi diversi, quindi è difficile circoscriverla a un modello molto semplice, molto così ridotto. In generale, se vogliamo cogliere dei punti nodali, si potrebbe dire che la psicoanalisi poi in definitiva, quando funziona sufficientemente, produce una responsabilizzazione del soggetto, nel senso che il soggetto prende atto con una certa onestà intellettuale delle proprie funzioni creative e di quelle distruttive, della propria generosità o della propria tirchieria relazionale, emotiva e così via, e quindi da questo punto di vista non addolcisce proprio niente, perché anzi mette la persona di fronte alla responsabilità di ciò che si è e di ciò che si fa. Al tempo stesso offre però delle possibilità di comprendere di più a fondo, appunto, perché c'è la febbre o no, perché in senso metaforico. La visione degli psicoanalisti, per come ho potuto constatare visitando le società psicoanalitiche in giro in tutto il mondo, è mediamente, anzi direi generalmente, proprio una visione progressista, aperturista, assolutamente inclusiva, com'è nella
mentalità psicoanalitica di far rientrare nella persona tutti quegli aspetti del sé più commendevoli o più riprovevoli che la persona aveva cercato di sparare fuori, di allontanare da sé, di dire io non sono così, e invece no, anche tu sei così, come tutti noi. Ecco. Gli analisti hanno in genere una forte propensione, anzi direi tutti, una forte propensione verso la democrazia, hanno una mentalità rispettosa nei confronti delle diverse culture e delle diverse religioni. Da questo punto di vista è una comunità sicuramente molto aperta. Quello che però una buona analisi non risparmia al soggetto è il comprendere i propri conflitti, vederli prima di tutto, non credere di essere così univoco, semplice, buono, giusto, eccetera. Non è così. E è il fatto di riprendere in sé le cose che sono state attribuite fuori troppo, non che la realtà esterna non abbia le sue caratterizzazioni, però è anche vero che all'interno ci sta il lusco e il brusco in ogni essere umano. E infine direi che negli ultimi decenni uno dei compiti più inaspettati della psicoanalisi, vista la sua funzione di alleggerimento della repressione psicologica e della censura, sorprendentemente uno degli ultimi sviluppi più importanti è quello dell'acquisizione del senso del limite. E qui torniamo a quello che vi dicevo all'inizio, cioè ognuno di noi può farsi anche una gran mangiata, ma più di tanto non può fare una buffata mortale. E quindi bisogna sapere che cosa un organismo psichico, un gruppo, no? E come possono includere, possono accogliere nel modo migliore quello che è vissuto come altro da sé o addirittura alieno a sé. E bisogna aiutare questo processo, ma bisogna perdere anche l'illusione utopica della mancanza del limite, che è quella mancanza che vediamo nei giovani, per esempio, i quali tanto spesso vanno a spatacarsi perché hanno bevuto, perché si sono fatti, perché hanno premuto troppo sull'acceleratore e il limite è stato varcato. Adesso è molto concreto quello che dico, però dà un'idea. Sì, certo. Volevo fare una domanda riguardo a una eventuale supposta divisione giovani-vecchi. Siamo stati tutti giovani, più o meno tutti diventeremo vecchi. E l'utopia appartiene a qualsiasi fascia di età ed è realizzabile a seconda della volontà individuale, più che sociale. Per esempio, parlando con Yunus, che ha fatto il microcredito dal Bangladesh e poi si è diffuso in tutto il mondo, lui diceva che dopo aver prestato i soldi a una signora, una donna che poteva fare le sue ceste di paglia e poi venderle, mettere da parte un piccolo patrimonio, questa stessa signora le aveva chiesto: ma c'è mio figlio che non ha lavoro, quindi perché non aiuti anche lui? Lui le ha risposto: non c'è lavoro? Benissimo, tuo figlio se lo può creare. E quindi, se lo crea, io poi gli do il prestito. Scusate l'aneddoto, volevo però da qui andare al discorso dei giovani. I giovani con i social network hanno a disposizione con un click tutto il mondo e non c'è bisogno di avere lo stesso passaporto o parlare la stessa lingua per decidere in 10, 15, 20 o 10 o 3 di andare in un continente affamato, per esempio, come l'Africa, in cui c'è molto lavoro, c'è molta terra da coltivare. Quindi responsabilità individuale, scelte individuali, utopie realizzabili con le proprie forze. Grazie. Se avete altre domande qui in fondo, prima. A proposito degli allenatori, c'era un allenatore che diceva che lui riusciva a svolgere la funzione paterna molto bene purché avesse una squadra di orfani. Io vorrei partire da una pubblicità che vi raccomando caldamente di guardare in televisione. È la pubblicità della Amazon. C'è un anziano signore, anche bruttarello, anziano di mezza età, insomma, che rientra dopo aver fatto esercizio fuori casa,
riporta una corda da salto di quelle che usano i pugili, si asciuga con una salviettina, toglie la felpa che aveva messo addosso, si prepara una spremuta con uno spremiagrumi, la beve avidamente schizzando parte del contenuto sul pavimento, mentre la moglie e la figlia lo guardano sempre più angosciate. Allora, secondo me è l'immagine del nemico, è una situazione tale in cui qualcuno dice: io riuscirò a farmi pubblicità facendoti comprare le cose, trasformandoti in un coglione. E credo che da questo punto di vista noi qui stasera siamo un'utopia, perché pensiamo di poter fare in modo che, come filosofi o come psicanalisti, davvero sia possibile interessare la gente al proprio pensiero, mentre ci sono forze potentissime che ci sfidano in questo modo. Io riuscirò a fare mercato, riuscirò a vendere e a far girare moneta trasformandoti in un perfetto coglione. Dov'è il quindi siamo noi l'utopia, da un certo punto di vista, in questa nostra pretesa di pensare che si possa difendere il pensiero. C'è però un aspetto fortunato che riguarda proprio i giovani, perché loro hanno la motivazione economica, che è ancora così tanto importante in psicologia, perché questo modo di fare può danneggiare prevalentemente loro. Da questo punto di vista noi andiamo verso un'unificazione allora dei codici, perché quello che dovremmo dire ai giovani è: grazie di esistere, se riesci a esistere cantando la tua canzone e non questa che ti vogliono far cantare in questo modo. Grazie. In fondo poi c'è la signora, dopo c'è... indicato qualcun altro. No, vabbè, lei poi dice il signore. Sì, buonasera. Sì, avvicino con gran voce. Allora, io intervengo un po' da antropologa, perché ho sentito figure illuminate e ho aspettato tanto questo momento e sono contenta in qualche modo di poter cogliere degli aspetti che, come tecnica antropologa, fra le altre cose, lavoro anche sulle tossicodipendenze, quindi ho una visione sulla target giovanile molto importante. E spezzo una lancia nei confronti della distopia, perché i giovani che noi abbiamo in cura sono giovani che non hanno più nulla a che fare con le utopie, non le accettano, non le capiscono, c'è un gap generazionale molto forte. Allora io credo che le distopie sia un loro modo di dire di voglio far sentire la mia voce. Ecco, da questo poi, come il punto è dal punto di vista filosofico, psicanalitico, piuttosto che politico, antropologico, come riuscire a far collimare in qualche modo, a far funzionare sia una direzione utopica sia una direzione distopica. E per esempio io credo che alla fine debba esserci uno sforzo comune per creare forse una piattaforma di utopia fra le due parti, nel senso che dalla nostra esperienza riuscire a cogliere quella voce e per esempio non in qualche modo non spaventarsi della famiglia che non esiste più, perché movimenti come il Me Too ci stanno dicendo: siamo stanchi di un monopolio, di una mascolinità tossica che è patriarcale, che non ha portato a nulla. Io parlo anche come africana e come musulmana, e quindi ho patriarcati molto forti, molto religiosi, e laddove abbiamo avuto l'esperienza di una rivoluzione come quella iraniana che ha preparato il campo a una dittatura. Quindi bisogna essere molto attenti da questo punto di vista e davvero fare uno sforzo per quanto riguarda le nostre competenze, le nostre intelligenze,
per creare appunto questa piattaforma utopica. È difficile, sono d'accordo con lei, sono d'accordo con il professore Sini, e mi farebbe piacere, ho visto molti giovani stasera, che abbiano tirino fuori la loro voce distopica, perché aiuterebbe me come sessantenne, ma aiuterebbe voi come quasi, come dire, un po' più grandi, ecco. E facciamoci forza, perché altrimenti davvero è la morte della civiltà. Grazie. Buonasera. No, prima di tutto vi ringrazio per tutti gli spunti. E, io studio filosofia all'università, ho sempre lavorato in azienda, per certi aspetti sono, diciamo, a modo mio allievo del professor Sini, che ringrazierò per tutta la vita, però chiuso parentesi. No, io volevo chiedere una cosa molto semplice, perché poi giustamente, come diceva qualche filosofo, poi le cose che non, diciamo, che non, di cui non si parla, sono poi le più semplici, quelle più visibili. Allora, io oggi ho avuto degli spunti veramente molto interessanti, soltanto che sento dire da molte parti, come voi anche sapete, i due relatori, che queste cose sono dette da tantissimi, veramente abbiamo una sterminata letteratura sul disagio della modernità in questi termini. A me è piaciuta molto, per esempio, la bellissima metafora della digestione, tra l'altro scriveva anche Nietzsche così sul digerire, e tutti e quattro gli interventi, a parte l'ultimo, però di tutti e quattro gli interventi abbiamo citato tantissimo, sostanzialmente, la rivoluzione digitale. Cioè, nel senso che il dottore dice: noi non riusciamo più a smaltire tutte le bombardamenti di notizie, quindi sostanzialmente parliamo di internet. Il professore che giustamente dice: la mia nipotina mi fa vedere gente che vede altre cose e non mi gira a capezzo. La persona ha parlato di Amazon, l'altra persona ha parlato di social network. Allora la domanda molto semplice è questa, ma cioè razionalmente ed emotivamente, da un punto di vista psicoanalitico e filosofico, non sarebbe semplicemente da dire a questo punto aboliamolo? Aboliamo internet, insomma, perché qual è il vantaggio di internet? Cioè, no, nel senso che la domanda era appunto... cioè, la domanda è, visto che tutti si lamentano... No, perché, scusate, la domanda è utopica. La domanda è una domanda utopica, però secondo me ha senso. Visto che noi sentiamo sempre, ripeto, da tante parti, nella vita di tutti, le stesse cose sostanzialmente, no? Chi più, chi meno, eccetera. Perché, per esempio, ecco, no, l'unica cosa che volevo dire, giustamente il professor Sini diceva: cosa dobbiamo fare? Dobbiamo credere in qualcosa e far mostrare agli altri ciò in cui crediamo. Questo è vero, però è vero nella pratica, non è vero, nel senso che le persone non stanno sui social perché ritengono che sia meglio, sono sui social perché ne sono dipendenti. Cioè io in questo momento ho il cellulare in tasca, so che tra mezz'ora lo aprirò, non perché ne ricavo un vantaggio perché lo voglia, ma perché sostanzialmente agisce come dipendenza. Allora a questo punto la domanda è: emotivamente e filosoficamente, non ha più senso per la comunità abolirlo? Questa è la domanda. La risposta c'è, enorme, c'è la signora. No! Raccogliamo anche l'altra... C'è la signora qui. No, però sarebbe bello sapere anche perché no. Adesso quando mi daranno la parola. Raccogliamo anche la domanda della signora e poi rispondiamo, no? Cioè... È qui davanti. La domanda è molto semplice. Io sono più che ottantenne e quindi ho la vita alle spalle, no? Mi sembra che il discorso di questa sera sia stato troppo astratto sul fatto dell'uomo. Tutto il resto della vita, che vuol dire vita della natura, no? Dalla vegetale a quell'animale, alla questione anche dello spazio extraterrestre.
cioè questo enorme mistero dell'universo, diceva Carducci, mi pare, no? E diceva, meglio operando senza... Il professor Sini qualche anno fa semplicemente giocava molto sull'operando e non sul mistero, considerato da un punto di vista razionale, la cui razionalità dell'uomo è limitata per me, perché il limite, io sono appassionato del Medioevo, ce l'avevano il senso del limite i medievali, e quello che io dico è che adesso si è perso il senso del limite e c'è il caos dove crediamo di essere i padroni dell'universo, no? Io sono un ambientalista, così capite perché. Ora, quello che secondo me sarebbe interessante, proprio anche in un discorso di antropologia, mettiamo culturale, tener conto del valore della vita e di tutta la vita che c'è sull'universo, nella complessità anche solo del pianeta, neanche nell'andare oltre nello spazio, no? Questo che loro poi porterebbe a vedere, perché il professor lo diceva Sini qualche anno fa, la collaborazione che ci deve essere fra gli uomini, cioè praticamente è il rapporto con gli altri. Quindi la questione della tecnologica, diciamo, io uso il computer, però soltanto come strumento. Cioè, ho sempre combattuto per non diventarne schiava. Quindi è uno strumento. Quindi è una questione sempre di cultura, questa, e di cui non si tien conto del valore della storia, ma non una storia intesa in senso soltanto generale, dove l'interpretazione può essere più o meno valida, ma di un tempo, e qui intendo anche in senso filosofico. Io ricordo l'espressione, no? Quando Sant'Agostino disse, ma che cos'è il tempo, no? Ecco, in quel senso. Quindi la complessità, la relatività delle cose, e anche questo per cui poi c'è un futuro, perché viviamo senza voler... Ma soprattutto in questo momento mi sembra, il mio pessimismo c'è in questo momento, mi sembra che si dimentichi troppo il passato, non per farne una cosa, ma per vederne un momento in quello che è il tempo. Ed è un tempo che però appunto può anche insieme, se stiamo insieme, non finire, perché c'è la continuità della vita in chi viene dopo. E in questo, ad esempio, tutto il resto della vita che c'è nell'universo. Ad esempio, pensate al recupero che si sta facendo degli alberi, della parte della vegetazione, no? Il professor Mancuso dell'Università di Firenze o Parma dice chiaramente che gli alberi forse ci potrebbero salvare, perché hanno un'esperienza più lunga della nostra, e soprattutto, e questo per me rimane la critica eventualmente al troppo orgoglio dell'uomo di essere tanto superiore. Notate che sono religioso, cioè mi interessa anche la trascendenza. Grazie. Sì, il mio no, adesso glielo spiego. Innanzitutto credo che saremmo tutti disperati se non ci fosse più internet, perché voi non avete l'idea, forse, no? Forse nemmeno io, ma solo riflettere un momento. Non è più possibile vivere senza quegli strumenti, letteralmente non è più possibile vivere. Noi domani mattina saremo in una crisi mondiale irrisolubile. E questo per la semplice ragione che gli strumenti sono la fortuna dell'uomo, non sono solo strumenti. Non è che io lo uso solo come strumento, anche lui usa me. Ma cresciamo insieme, l'umanità è cresciuta insieme agli strumenti, se no sembrerebbe davvero che quando ci è capitata la rivoluzione straordinaria della scrittura alfabetica in Occidente,
unica nel mondo, una delle più grandi tecnologie che siano mai state inventate, tuttora, no? Potentissima, che ha dato il via ad una serie di trasformazioni profondissime della società occidentale e poi di tutto il mondo, perché ormai le tastiere sono anche in Cina, no? E le tastiere cosa vuol dire? Vuol dire la rivoluzione alfabetica. Ecco, se come allora uno avesse detto no, qui stiamo perdendo tutti i valori dell'oralità, ed era vero, certo, sì, il mondo dell'oralità si perdeva, si poteva solo trasferirlo, come è stato fatto, come Nietzsche aveva detto, no? Socrate con la sua scialuppa che portava tutto il mondo antico dell'oralità al di là del presente verso il futuro per la via della scienza, della storia, della scrittura, insomma, no? Sarebbe come dire, ripetere questa cosa pensando ad allora, no, ci fermiamo ragazzi, stiamo alle piramidi, stiamo ai pittogrammi, ma vi rendete conto? Questa è una cosa impensabile, perché noi siamo stati le piramidi, noi siamo stati, noi siamo la scrittura alfabetica, noi siamo queste nuove scritture meravigliose, che poi l'uso che se ne fa, che l'interesse economico. Certo, ma perché quante cretinate, la stampa, l'invenzione della stampa, Venezia, capitale del mondo per i libri nel 500, no? I primi libri che si sono stampati a Venezia, i primi best seller, erano le lettere di Cicerone, ve li immaginate oggi in una casa editrice, fondiamo una nuova, cosa pubblichiamo? Le lettere di Cicerone. No, è evidente che poi c'è stata la degenerazione di una stampa idiota, di una stampa molto spesso volgare, rozza, no? È sempre andata così. Il problema è ritirar fuori la testa dalla potenza della tecnologia, che è il progresso dell'uomo. Non c'è opposizione tra uomo e tecnica, l'uomo è la tecnica, perché sennò è un animale, no? Quello che lo differenzia dall'animale è che ha degli strumenti, appunto, esosomatici, che vanno al di là del suo corpo naturale. Ovviamente gli strumenti sono potentissimi, e in quanto sono potentissimi si ritorcono sullo stesso fruitore, sullo stesso operatore, gli cambiano la testa. Un bastone è molto utile, ma se te lo do in testa diventa un problema, e te lo darò prima o poi in testa. Il cammino della civiltà e il cammino della cultura è appunto quello di riemergere da questi drammi che nascono dal progresso tecnologico e dalle molti vantaggi che ne traviamo e dai contraccolpi, no? No, ma siamo noi che dobbiamo cambiare la testa, non è internet che deve cambiare, siamo noi che dobbiamo cambiare la testa, sono io che devo riuscire a insegnare la filosofia in internet. Se non ci riesco è per mia limitazione, perché non sono capace io, ma certamente i miei pronipoti lo faranno, state sicuri, perché salveremo il salvabile, quello che è il destino, delle volte è anche un caso, no? Quanto è andato perduto della biblioteca di Alessandria, perché ci sono stati degli imbecilli da una parte e dall'altra che l'hanno incendiata, no? Perché i cretini, appunto, ci sono sempre. Cosa abbiamo fatto di quel poco che è rimasto? Una cultura sterminata. Ecco, dovremmo fare lo stesso con internet, questo è il semplice problema, no? Se vogliamo essere degni di questo strumento, comunque nessuno lo potrà abolire, su questo è certo, perché moriamo domani se noi non arriva più la merce nel negozio, non vanno più i treni, il medico non sa più che dirci, dice ma mi sembra che lei non stia troppo bene, però non ho opinioni migliori di queste. Quindi ragazzi, impariamo a vivere, a convivere con questi strumenti, a salvarli, a renderci conto che gli idioti sono i dirigenti della RAI che fanno quei programmi stupidi, idioti, ma veramente vergognosi. Questa è una vergogna di usare così, e pensando che la gente vuole quello. Una volta io parlavo con un grande dirigente, appunto di uno di questi, non dico il nome perché lo conoscete tutti, che è un appassionato musicista, si è diplomato in età avanzata in pianoforte. Lui a casa sua suona Beethoven. E io gli dicevo, scusi, ma perché sulle sue reti non c'è mai un concerto sinfonico? Non c'è mai? Dice, ma che c'entra? Le mie sono reti commerciali. Ah, quindi voi pensate che coloro che appunto pagano il canone sono una mazza di buoi? No. Cioè voi giudicate i vostri... È il contrario di quello che dovreste fare, no? E non si vergogna. Non si vergogna. Cioè, lei a casa sua, sì, certo, è come l'ufficiale nazista, no, del film, che suona il pianoforte, no?
poi dopo... Ecco, siamo noi che abbiamo la responsabilità di questi mezzi, che siamo noi che dobbiamo avere la responsabilità di dire questi programmi sono indecenti. Come si fa a dirlo? Signori, non si guardano. Non si guardano. È semplice, no? Non si guardano. Si fa un'altra cosa la sera. Sì, c'è Rai Storia, ci sono delle... Sì, ci sono delle cose più formative. Anche Rai Scuola. No, l'ultima cosa che vorrei dire è questa. Torno alla psicoanalisi. Il principio del piacere fa scegliere, che è uno dei grandi concetti psicoanalitici, fa scegliere sempre strade in discesa, fa scegliere soluzioni comode, facili. E quello che gli antichi dicevano, cito, tutto et jucunde, cioè subito, garantito e allegramente. Cioè non può essere sopportato più di tanto qualcosa che richieda impegno, che richieda anche interesse culturale per le altre epoche, per esempio. Le altre epoche adesso hanno successo solo se si fa un colossal di Netflix o qualcosa del genere, in cui l'addobbo e la vicenda permettano di mettere in scena dei tronisti di una volta, con in più un po' di drammatizzazione o dei cattivi di una volta. In sostanza è vero che è una funzione genitoriale, piaccia o no, quella di allevare i giovani, i bambini e i giovani poi. Questa verticalità generazionale è stata assolutamente bombardata, attaccata e smentita. Si va sul consumo e sulla audience, che naturalmente è più alta là dove c'è appunto il principio del piacere. E dove non c'è lavoro nel senso interno della parola. Toccherebbe davvero a chi ha la responsabilità di potenti strumenti formativi provvedere perlomeno anche a qualcosa che sviluppi non la cultura in senso accademico e astratto, ma in definitiva il contatto con il mondo interno e con la storia di ogni persona. Perché, per esempio, una volta nelle famiglie si raccontavano le storie delle generazioni precedenti, veniva detto cosa aveva fatto il nonno, che guerra aveva fatto quell'altro, cosa era successo, di cosa era morto, piccole cose, però davano un senso della intergenerazionalità. Oggi sono tutti figli delle stelle, di adesso, di niente. E da questo punto di vista manca la tridimensionalità, manca la verticalità e c'è un impoverimento diffuso. È vero, sono d'accordo col professor Sini sul fatto che gli strumenti tecnologici, che sappiamo bene in sé, non sono né bene né male, oppure sono bene perché ci permettono tante cose, ma devono essere imparati nel loro uso, dobbiamo apprenderli. C'è gente che ha perso il ritmo del sonno, per esempio, in virtù di quello. La misura umana va riscoperta e lì dobbiamo fare un lavoro collettivo che non è solo culturale, è proprio di igiene mentale e sociale. Ma siamo arrivati alla fine della serata, ma se dovessi esprimere un sogno mio, cioè una mia utopia, pensando, mettendo un po' insieme qualche idea, le molte idee che sono venute fuori, ecco, io mi credei che per il futuro, ma anche forse per il presente, si potesse pensare ad un uomo competente e consapevole. Forse queste due dimensioni della competenza e della consapevolezza si incrociano, sono visti dal punto
le prospettive forse un po' diverse, ma si incrociano, no? Perché danno il senso del limite, il senso della responsabilità e il senso anche, perché no, del sogno, del progetto. Grazie.